Un cartellone presentato il 1 giugno nasce sotto i migliori auspici, come nasce sotto i migliori auspici un'associazione che si viene a formalizzare oggi ufficialmente nel corso di questa conferenza stampa e di cui hanno attribuito a te un po' il portavoce, forse quello che parli più degli altri, come esatto. Ti sei autodefinito. Esatto. Ecco, MAC, Movimento Artistico Culturale a Marsala, e questo cartellone. Sì, MAC è il nuovo movimento che già esiste da 1 anno e mezzo, ma oggi viene ufficializzato grazie al contributo di associazioni come la Compagnia Sipario, Aldo Bertolino, i musicanti di Gregorio Caimi, ma anche altre associazioni, Maurizio Rallo di Smile, Maurizio Favilla, la storica associazione La Maschera, tutte associazioni storiche di Marsala che si sono consorziate ormai da 1 anno e mezzo e hanno iniziato un cammino comune. Quest'anno noi riproponiamo la seconda stagione della Scurata il 23 luglio, che quest'anno sarà dedicata alla memoria di Enrico Russo, che è stato l'ultimo luogo dove Enrico ha recitato, cioè le Saline Genna. Ripartiremo quindi con una volta a settimana dal 23 luglio con questi eventi al tramonto, a Scurata vuol dire questo, al tramonto, proprio alle Saline Genna. Dottoressa Mozia riapre le porte del suo spettacolo, ancora una volta come lo scorso anno, una serata di spettacolo all'insegna delle bellezze paesaggistiche, ma soprattutto storiche e archeologiche. Sì, e devo dire che appunto è il modo migliore, credo, per coniugare l'archeologia, la storia antica con le esigenze di un pubblico moderno che forse si annoia anche a vedere soltanto cose archeologiche, a rimanere legato a questo mondo antico. È la maniera migliore per far conoscere a tutti un posto che deve continuare a vivere, non è soltanto un museo. È un posto dove realizzare anche spettacoli di questo tipo, che sono spettacoli semplici, comprensibili, non sono spettacoli legati a un'elite, quindi sono musica siciliana, racconto della caduta dell'isola, della città. È qualcosa che secondo me aiuterà a capire meglio l'isola, il territorio, e quindi a farla conoscere e rispettare a tutti quanti. La Fondazione Whitacre, che gestisce l'isola, ha detto una cosa bellissima, quella che l'isola è del territorio e che quindi in futuro ci sarà più apertura verso tale tipo di manifestazioni. Io mi auguro di sì, ovviamente devono essere manifestazioni di un certo tipo come questa, qualcosa che sia un'illustrazione anche del territorio, quindi aggiungere al valore archeologico appunto anche il valore attuale, proiettare un sito fermo a quando è stato distrutto nel IV secolo a.C., proiettarlo nel 2000 attraverso queste manifestazioni, che credo sia il sistema migliore per proprio far conoscere senza snaturare l'essenza di Mozia. Nell'ambito delle serate denominate a Scurata, nel scenario delle Saline Genna, uno spettacolo realizzato da te, ovvero scritto da te. Sì, questo lavoro Truthful, che ha un sottotitolo già abbastanza indicativo, che è il virus della verità. Tutto parte da questo, nasce dall'ipotesi malaugurata che un virus possa coinvolgere in realtà tutti i potenti della terra, perché si trasmette attraverso le carte di credito, quindi tutti i possessori di carte di credito sono a rischio di virus che costringe tutti a dire la verità. Quindi immaginate un mondo costretto nella sua parte ricca e potente a dire la verità. Immaginate cosa sarebbe un mondo in queste condizioni, ed è da lì che parte questo lavoro, che poi si sviluppa e si snoda durante una lunga diretta televisiva non stop, con tutta una serie di situazioni anche esilaranti, ma che poi alla fine faranno abbastanza riflettere su quello che è l'enorme squilibrio tra la parte ricca del mondo e la parte povera del mondo. Francesco Torre curerà la regia e anche la compagnia che rappresenterà Clochard questa opera. Sì, siamo una compagnia nata da 4 anni ormai, abbiamo aggiunto delle persone all'interno della compagnia, tutti attori diplomati al Teatro Greco di Siracusa, quindi portiamo le nostre peculiarità come attori del Teatro Greco di Siracusa, le nostre coralità. È una sfida perché è un testo molto complesso, perché la scrittura di Claudio, quando l'ho letto la prima volta, ho detto ma come lo metto in scena? Però ho trovato adesso la situazione, ce la faremo, e lo spettacolo è molto bello, molto divertente, che farà riflettere tanto, sin dalla prima battuta farà riflettere, perché spesso non si è sinceri nella vita, e quindi perché no? Proviamo ad avere una settimana.
tutte le persone ricche e potenti che dicano la verità. Vediamo che cosa succede. Come è nato questo connubio con il sipario, la tua compagnia che rappresenti e MAC? Ma guarda, è nato in maniera molto veloce, ci siamo visti, ci siamo capiti subito, abbiamo voluto fare subito questo movimento. Il movimento esiste da un anno e mezzo, siamo felici, il movimento si allarga. Molte altre realtà locali che all'inizio magari erano un attimino titubanti, ora si sono aperti al movimento culturale artistico marsalese. E quindi è stata una cosa molto molto bella. Bella questa iniziativa di Mozia, del solstizio di Mozia, dove noi racconteremo un attimino la Sicilia fra folklore, tradizioni, storia. Invece per ciò che riguarda la seconda edizione della Scurata, che ho voluto dedicare, è stato accolto da tutti, a Enrico Russo, e credo sia stato il maggiore esponente per la cultura teatrale marsalese. Io parlerò di Marsala, partendo dal 397 a.C., dalla distruzione di Mozia, del tiranno siracusano Dionisio I, e alla nascita di Capo Lilibeo. Parlerò di Marsala fra tradizione, storia, cultura e con molte, molte sfaccettature dei marsalesi e della nostra Marsala. Una fra le massime espressioni della gens a Marsala, da più 30 anni sulla scena, adesso coinvolto in questo progetto ad ampie vedute. Sì, è una cosa che ho voluto fare con tanta gioia, con tanto impegno, e sono contento appunto di realizzare questo concerto. È un omaggio a un grande trombettista della storia della musica jazz, che è Nick La Rocca. È un trombettista di origini siciliane, appunto di Sala Paruta, in cui la storia appunto lo descrive come uno dei pionieri della nascita di questo genere musicale. E sono fortemente contento di suonare questi miei arrangiamenti con un sestetto. Mario Ottoveggio, o Mario Mick, insomma tutti conoscono qui a Marsala, coinvolto in questa iniziativa, ti sei definito la M di questo movimento. Sì, il movimento, tutto quello che c'è da risolvere logisticamente penso di poter, mi sono messo a disposizione. Sì, al di là del fatto, seriamente, sono felicissimo, esternavo questa mia felicità oggi vedendo tutti uniti per un progetto di valorizzazione del territorio, e sto parlando invece di Presidente della Proco 2.0. Ci crediamo, e lo spettacolo, quattro spettacoli in uno, ha un contenuto e un valore artistico non indifferente, perché sono le eccellenze marsalesi e non che si esibiranno e accompagneranno gli ospiti a partire dalle 17.40. Noi siamo qui a disposizione per qualsiasi cosa, nel senso che gestiremo il flusso dei partecipanti, circa 300 sull'isola di Mozia. È la prima volta, sarà un test, vediamo se tutto va bene, ci riproporremo sicuramente di farne altre su Mozia, perché Mozia è la perla dello Stagnolo, il centro della Sicilia occidentale, dove viene visitata per esempio un po' da circa 100.000 persone all'anno. Quindi è un peccato ed era proprio brutto non poter riuscire a fare qualcosa a Mozia. Grazie alla Fondazione, alla dottoressa Carollo, a tutta la sinergia, alla dottoressa Totti, tutti gli altri attori di questo progetto, finalmente i marsalesi e soprattutto i turisti avranno questa possibilità il 23 di ammirare questo percorso nei tramonti, chiuso poi con l'ultima esibizione che sarà fatta dall'avvocato Frazitta e la compagnia Arco. Gruppo musicale, rivisitazione di brani siciliani e tant'altro, i Musicanti. Ecco, coinvolti anche voi in questo progetto, con quale spirito fate parte di questa associazione nuova, di questo movimento MAC? Siamo ovviamente contenti, felici di aver realizzato comunque questa, dopo tanto tempo, dopo tanti tentativi, una collaborazione che ha portato a tutto ciò, un'espressione artistica, poliedrica. L'unione fa la forza, è proprio vero, e non vediamo l'ora di metterla in pratica, di partecipare, e soprattutto il nostro concerto, perché se, come penso, i suoni possono far rivivere suoni, testi, parole, possono far rivivere un suono, è anche vero che un luogo può far rivivere i suoni, può far rivivere parole, li può
accogliere e dare un'altra vita, un altro significato e un'altra emozione. Quindi siamo onorati e non vediamo l'ora di poterlo attuare. Vogliamo fare un evento apripista e questo evento apripista si è potuto realizzare grazie alla disponibilità della Fondazione Whitaker e alla disponibilità invece di un imprenditore che si caratterizza per il fatto che lui sogna e realizza i suoi sogni, e questo imprenditore è Mario Ottoveggio, che ha voluto fortemente credere nel progetto del Movimento Artistico Culturale, ci ha messo in contatto con la Fondazione Whitaker e grazie a lui e grazie ai suoi battelli e di quelli di Mozia Line riusciremo a raggiungere sostanzialmente l'isola di Mozia a partire dalle ore 17 del 23 giugno. Perché il 23 giugno? Perché è solstizio d'estate e il tramonto a Mozia è una eccezionale occasione, perché Mozia chiude solitamente alle 18, quindi vedere addirittura il tramonto dei tramonti, che è quello del solstizio d'estate a Mozia, è un'occasione unica. Quindi invitiamo veramente tutti a venire. La prevendita sarà presso i Viaggi dello Stagnone in Via De Mille e presso Oro Bianco Bazar di fronte Mamma Caura. Il posto unico è 30 euro, ci sono solamente 300 posti, quindi correte ad acquistare i biglietti perché avrete il modo di vedere quattro spettacoli all'interno dell'isola. Facciamo rivivere l'isola come se fosse una città piena di occasioni culturali.